Allora, Marcello Chirico è un leone in gabbia. Marcello, però ti tocca. Vuoi la scala o non vuoi la scala? Ma che scala? Dove devo andare? Dove devo andare? Non vuoi la scala? Ma dove devo andare? La classifica? Che piglio lo sgabello. Ah, prendi lo sgabellino. Sì, basta lo sgabellino. Sì, allora, mettiamo cosa la classifica guardi, per cosa cortesia mi guardi, nel video. Lo vuoi in testa? Ragazzi, datemi la classifica nel video, ce la potete fare. Sì, si avvicina a Marcello Chirico, ecco. Fabio, anche lui è molto... Non c'è un De Profundis come Sila? No, penso che oggi non ce la faccia ad abbaiare, al limite può guaire. Ah sì, Dudu sì. Chirico? Sì. Dudu Chirico? Sì, sì, è molto, molto dispiaciuto. Vabbè. Mi sembra il mio Sulli quando fa la pipì in casa, vedi? Fa molta tenerezza i dirigenti della Fiorentina che gioiscono, perché per loro è come vincere il campionato. Vabbè, per loro è... è indimenticabile. Purtroppo abbiamo perso, ecco qui, questo è Chirico. Vabbè, ma è una partita, è una sconfitta, cioè, tremenda. Poi in casa di quelli lì. Certo. Cioè, quelli, gli dai lì anche, quelli lì. Cioè, gli dai quella soddisfazione. Pensa ai Della Valle stasera. Pensa alla Fiesole. Pensa a tutto Firenze. Cioè, noi gli abbiamo dato anche una soddisfazione in questo... E il vile Lapo De Carlo ti sta fotografando con il suo telefonino. Cresciuto? Per metterti no, più mi incazzo e più cresce. 68. Se volete portare un souvenir a casa, non lo so, serve qualcosa. Fermo, fermo, non si riesce a misurare. Questo su Facebook subito. Oddio. 68. Ecco. Il telefonino avete visto apparire di Lapo De Carlo. Sta aumentando, vedi, la curvatura. Ti puoi mettere a favore, grazie. Singobisce. Come Star Trek, la vedi, curvatura. Adunza. Vedi, è sempre più curvo. No, a me dispiace un po' queste quattro ore, perché si vede anche il culo del Tapirico, che non è proprio elegantissimo. E però somiglia molto. Esatto, no, dico al tuo. Vabbè, allora, la corona di Oro Express a chi la mettiamo? Io sai a chi la dovrei dare? Perché c'è stata una persona in questo studio, purtroppo non è più qui con noi. È morto, che è defunto? Poi sul 2-0 mi aveva detto, vedrai che vince la Fiorentina. Che è il maestro di Pedipalo. No, Dallò. Dallò. Dallò ha detto, infatti Dallò se può tornare lo incoroniamo un attimo, Portarogna di Dallò. Da un certo punto Dallò, io l'ho sentito, eravamo sul 2-1, fa fanno 2-2, ha fatto il 2-2, poi se n'è andato. Però non essendoci, io direi che possiamo tranquillamente incoronare. No, io non puoi incoronare lui. Ne prendo 4, ne prende la coroniamo il Tapirico. Il Tapirico. Che ritorna di grande attualità. Eccolo qua, se lo metti. Ma si è perso. Eccolo qua. Appunto, per consolarlo lo incoroniamo Oro Express. Ma no, incorona quello là, l'ubriaco lì, che ha detto che ubriaco, che voleva scommettere sulla Fiorentina. Incoroniamo il Tapirico. Incoroniamo l'ubriaco, perché lì aveva detto gioco la vittoria Fiorentina su 2-0. È vero, è vero. Che lui fa sempre il figo. Bravo Vincenzo. Avessi giocato 10 euro quanto a 0 euro fa sempre il figo. Avresti vinto 700 euro. Coroniamo Elia con forfora, però. Ma non è forfora. E cos'è? Il farina? No, è il cammellino. Ci vuole il suo sacco, però. Vabbè, Elia. Leggiamoci con grazie. Vai, Marcello. Purtroppo, vi ricordate i tempi in cui Marcello aveva la scala? Adesso uno sgabellino per la classifica. Abbiamo fatto 0 punti. Cosa prendo? La scala? Non posso prendere nemmeno quella corsa. Vai, Marcello. Guarda che facce che abbiamo. Guardali, guarda. Inquadrato. Ci siamo tutti rimasti di M. Tutti siamo rimasti di M. Guarda gli accaccia, non dice più una parola. Io lo so quante Juventino gli accaccia. È un Juventini, cioè è rimasto suo amico malissimo. Buffon che l'ha fatto. Guarda il barbone. È come fisico. Però è come fisico. Benaglio oggi è partito, guarda, me l'aveva detta. L'ha beccata perché me l'aveva detto. Oggi la sento male. No, sono zitto. Il barbone. Però l'avevi detto che perdeva ultimamente. Non deve prendersela con l'altro. Due cose. Innanzitutto io apprezzo molto la signorilità di Ordine, di Lapo De Carlo, Ordine, di Vitolia, di Ruiu, Ordine, che in un momento così difficile tacciono e c'è un silenzio di tomba in questo studio. Allora, primo. Ordine, perché ha la plombe del grandissimo giornalista e quindi voglio dire lo standing. Ma esatto, Lapo De Carlo e gli altri che hai citato è gente che non può parlare perché voglio dire, no, dov'è che giù. Siete in classifica Lapo dopo? Non vi vedo. È per questo, cioè non soltanto, tu te le cerchi proprio. Cioè vuoi proprio che mi scateni? Vuoi che venga lì a tirare la barba anche ma io? Ma stasera si fanno sotto. Vuoi che faccia così? Si fanno sotto. Ma il campionato è lungo. Se la fanno sotto. Io vi segnalo che la Juve l'anno scorso aveva 22 punti, adesso ne ha 19. Che la Juventus l'anno scorso ha fatto 19 gol, adesso ne ha fatti 16, ma soprattutto che ne aveva 22, subiti 4. E quella grafica che sto leggendo, ragazzi, ce la potete fare? E adesso ne ha presi 10. È vero che pensano i 4 là. No, quella è la differenza. Non puoi allora prendere 3 gol in quanti minuti? 4? 4. Cioè in 4 minuti 3 gol? 4. Andiamo, prego. Andiamo. Allora, c'è un cambio nella Serie B, nella coda, perché vedete che non è più il Sassuolo, che
che oggi ha vinto il derby della Romagna, no? Perché gli amici del Sassuolo. Sì, gli amici. Beh, dai, fallo bene però, Sassuolo. Della Romagna col Bologna. E quindi rimane ultimo il Bologna, che rimane a 3 punti. A Bologna sono contenti di essere finiti il derby. Avrebbe potuto averne 5, il Bologna non avesse poi pareggiato con quelli là, ecco, avrebbe 5 punti, sarebbe salvo. Sì, quindi Bologna rimane 3. Se però non hai voglia, dillo. E non ha voglia, non ce l'ha voglia. Oggi non ho tanta voglia. Infatti vedi che lui si è avvicinato. Eh sì, perché ha bisogno di essere sorretto. Lui è sempre lì dietro. Sì, ho paura che mi si crolli. No, sono troppo incazzato. Chievo a 4 ha perso anche lui. Sassuolo quindi risale, 5 punti, terzo ultimo, quindi Sassuolo, Chievo, Bologna le ultime 3. Grazie. Catania, però, 5 ha perso anche ieri. Risale la Samp che va a 6. Complimenti ai nostri amici della Sampdoria che salgono a 6. Il Livorno insieme al Genoa a 8, nel momento lì nella pancia della side B. Si Genoa sta bene, con un allenatore, il Genoa con un allenatore. Quando tu hai un allenatore. Con un allenatore. È molto bravo anche l'allenatore del Livorno. Sì. Allora, il Toro non ha ancora giocato, quindi stasera potrebbe però fare il balzo in side A. Al momento il Parma, che lo stava facendo perché a un certo punto stava vincendo a Verona, poi ha perso, è rimasto a 9 al vertice del... Quindi io sono sempre in dubbio se calcolare la prima insieme all'ultima della side A... Vabbè, dettagli, comunque, lo direi. Decidete voi, in questi casi come facciamo? È arrivato un altro fantasma in studio. Pompilio, un uomo distrutto. Vabbè, facciamo che in testa la side B al momento ci siano Parma-Torino con 9 punti, invece Udinese la facciamo andare in side A. Cagliari-Udinese 10 punti, al momento sono aggrappati con le unghie. Alla Saida, anche quelli del Mena che sono lì, che stanno tenendo, però se stasera i Granata dovessero fare il colpaccio, come noi ci auguriamo, caro Lapo, e a Torino non i cuginastri, tac. No, perché entrano al posto del Cagliari, quindi guarda bene. Il Milan rimane a 6 da per 12, questo 12, però vanno a 12. Procediamo. Ma non so. Ah, vabbè, sì. Procediamo. Però sarebbe utile. Lazio che ha perso a Bergamo. Non è lucido. Rimane a 11 punti. Atalanta che sale, 12. Ma qui non siamo nemmeno ancora in zona Europa. Sì. Cioè, siamo in zona Asia. Cioè una zona morfa al momento. Argento. Perché c'è Atalanta e poi c'è Giacartone. Giacartone che sta ancora a 14 punti. Vediamo stasera Giacartone se salgono o rimangono in zona Asia, quindi zona inutile. Nell'Asia, zona inutile. Entriamo invece nella zona Europa League, la Fiorentina. 15 punti. Vincevate 2-0. Vincevamo 2-0. Il Verona che non molla, sale ancora a 16 punti, tutti amici questi, e qui ci vogliono tutti bene, a Firenze, a Verona, tutti bene, anche a Napoli, che però hanno perso, anche loro rimangono insieme a noi a 19 punti, vola la Roma 24. Io vedo che è uscito anche Pompilio dal suo bunker, dal suo rifugio. Ecco. Fatti vedere Pompilio, fai una passeggiata qui Pompilio, ecco. Però bisogna dire la verità. È un momento molto Cesare. Pompilio Cesare. Si mette la faccia lui. Pompilio mette la faccia. Perché sei un uomo, forza. Pompilio è un uomo perché viene quando vince e quando perde. Due minuti, rimani con noi, ti segui qui, Pompilio, ti do uno strapuntino qui, va bene. Due minuti, arriviamo, grazie.